Eccoci con Marrocco a commentare questa quarta vittoria consecutiva della Pisana. Grande primo tempo, poi a inizio secondo tempo avete sofferto un po' il ritorno loro, poi siete usciti alla grande. Sì, purtroppo in queste partite non ti puoi permettere mai di calare di concentrazione, o qualsiasi squadra a questo punto. Abbiamo calato un po' troppo di concentrazione e abbiamo rischiato di prendere qualche gol di troppo. Però poi ci siamo ritirati su anche con i cambi e abbiamo portato a casa i 3 punti. Adesso in attesa anche del risultato della sfida tra Canarini e Roma, a 6 giornate dalla fine, insomma, entrare tra le prime 4 diventa il grande obiettivo della Pisana. Sì, questo è il nostro obiettivo, guardiamo avanti di partita in partita e cercheremo di fare più punti possibili.